Bella gente, oggi parliamo di zucchero. Lo zucchero è davvero così dannoso come molti dicono? La risposta breve è sì, lo zucchero è effettivamente un alimento dannoso per il nostro organismo. Ovviamente questa è una risposta che deve essere presa con le pinze, nel senso che come sempre il veleno sta nella dose. Adesso andrò a spiegarmi meglio. Sin dalla nascita abbiamo una naturale attrazione verso il dolce, il gusto del dolce, e questa attrazione diciamo che normalmente non va via con la crescita. Siamo costantemente bombardati da prodotti dolci o arricchiti di zucchero. Il dolce è praticamente dappertutto, dallo yogurt ai sughi confezionati. Praticamente la stragrande maggioranza degli alimenti confezionati hanno dello zucchero in qualche forma. Infatti basta leggere l'etichetta nutrizionale per rendersene conto. E a proposito di etichette nutrizionali, vi lascio il link qua in alto ad un video nel quale parlo in maniera più approfondita di come leggere le etichette nutrizionali per non farsi fregare dal marketing. Leggendo appunto l'etichetta possiamo notare nella stragrande maggioranza dei casi che ci sono tra gli ingredienti delle forme di zucchero più o meno nascoste. Diciamo che intanto praticamente qualsiasi ingrediente che finisca in osio è probabilmente uno zucchero, quindi il saccarosio, il glucosio, il fruttosio, il lattosio. Questi sono tutti zuccheri, ma inoltre ci sono tutta una serie di altri ingredienti che sono zucchero, non dissimili dallo zucchero puro, ma che hanno dei nomi un pochino più fuorvianti e che possono trarci un attimino in inganno, come ad esempio gli sciroppi, lo sciroppo di mais, lo sciroppo d'agave, lo sciroppo d'acero, ad esempio, sono tutte fonti di zuccheri semplici e zuccheri liberi. Alcuni sono fruttosio, alcuni sono saccarosio, alcuni sono un mix di diversi zuccheri, però tutti questi alimenti sono zucchero puro. Quando pensiamo a quali alimenti possano contenere zucchero, la nostra mente di solito va su quelli più scontati, quindi i dolci, le torte, i biscotti, piuttosto che il gelato, eccetera, eccetera. In realtà lo zucchero, come dicevo prima, è contenuto in una miriade di alimenti spesso insospettabili. Ad esempio, le bevande sono spesso ricchissime di zucchero. Infatti, praticamente tutte le bevande gassate che non siano zero, non sia esplicitamente scritto senza zucchero, sono ricche di zucchero. Per esempio, la più famosa bevanda gassata contiene oltre 10 cucchiaini di zucchero per lattina. Così come per esempio succhi di frutta che molte persone scambiano per un prodotto in realtà sano e salutare, perché uno pensa, beh, viene dalla frutta, sarà buono. In realtà i succhi di frutta sono un concentrato di zucchero anche molto più delle famose bevande gassate, perché per esempio se prendiamo la stessa quantità di un succo di frutta commerciale e la famosa bevanda gassata, il succo di frutta commerciale c'ha addirittura più zucchero. Ma anche i succhi non commerciali sono ricchi di zucchero. I famosi estratti o centrifugati sono anch'essi fondamentalmente acqua e zucchero, perché se ci riflettiamo un secondo, per fare per esempio un estratto di frutta, ad esempio di mele, più kiwi, più qualcos'altro, mettiamo in un unico bicchiere che beviamo in un nanosecondo una quantità di frutta esagerata che normalmente non mangeremmo, però la beviamo molto facilmente. In quel bicchiere c'è una quantità di zucchero allucinante, molto più di quello che uno potrebbe pensare. Quindi attenzione anche ai centrifugati, agli estratti, perché non sono così sani come si pensa. Ho fatto anche un video al riguardo, ve lo linko qui su se volete andarlo a recuperare. E anche se questo non è zucchero aggiunto, ma è lo zucchero naturale della frutta, ciò non vuol dire che sia comunque qualcosa che possiamo mangiare in quantità smodata, perché un estratto, un centrifugato, può arrivare ad avere anche 50 grammi di zucchero, quindi una quantità veramente, veramente esagerata.
e quindi prestate molta attenzione. Un'altra fonte di zuccheri tra virgolette insospettabile è la frutta essiccata, quindi l'uva passa, i fichi secchi, il mango essiccato, eccetera eccetera. La frutta essiccata in realtà è una fonte di zuccheri molto molto importante, perché ovviamente in a parità di peso con la frutta fresca non c'è acqua, quindi tutto lo zucchero è concentrato in quelle piccole chips oppure nell'uvetta o in quel che è. Questo vuol dire che a parità di peso la quantità di zucchero assunto è esagerata rispetto alla frutta fresca, che è fatta principalmente d'acqua, mentre la frutta essiccata di acqua ne ha veramente poca e quindi è tutto concentrato in quel piccolo chicco di uvetta piuttosto che nelle chips che andiamo a mangiare. Quindi esagerare con la frutta essiccata è molto molto semplice, perché mangiare 30-40 grammi di uva passa è un attimo, che non corrispondono a 30-40 grammi di uva fresca, ma corrispondono a centinaia e centinaia di grammi di uva fresca, quindi c'è tutto lo zucchero di centinaia e centinaia di grammi di uva fresca in quei 30-40 grammi di uva passa. Quindi attenzione quando mangiate la frutta essiccata, non è così salutare come può sembrare. Altra cosa da tenere in considerazione è che non c'è nessuna differenza tra lo zucchero raffinato, che viene considerato il male un po' da chiunque, e gli zuccheri sani, cioè ovvero lo zucchero di canna, lo zucchero di cocco, lo sciroppo d'agave, eccetera, eccetera. Sono tutti zuccheri nello stesso identico modo. Ci sono alcune piccole differenze a livello, diciamo, di micronutrienti, ma in realtà sono comunque degli zuccheri puri, degli zuccheri liberi, e hanno gli stessi identici effetti sul nostro organismo. Quindi nel momento in cui andiamo a utilizzare una fonte di zucchero, qualunque essa sia, a livello salutistico non fa nessunissima differenza, è sempre zucchero. Punto. Il fatto che sia zucchero di canna, grezzo, integrale, quello che vogliamo, non fa differenza rispetto allo zucchero raffinato, perché sì, ok, lo zucchero integrale non ha subito il processo di raffinazione industriale, eccetera eccetera eccetera, ok, o meglio, non ha subito tutto il processo di raffinazione industriale che subisce lo zucchero bianco, ma nella sostanza è zucchero allo stesso modo. Quindi sul nostro organismo ha gli stessi identici effetti. Quindi se deve essere limitato lo zucchero bianco, deve essere limitata qualsiasi altra fonte di zuccheri, qualunque essa sia. E non esiste lo zucchero sano. Lo zucchero è zucchero e fa male. Punto. Ma perché lo zucchero fa male? Fa male per diversi motivi. Da un lato è una fonte energetica senza altre peculiarità. Se noi prendiamo per esempio delle fonti di carboidrati complessi come i cereali integrali o i legumi, questi apportano una miriade di nutrienti oltre i carboidrati. Quindi abbiamo i minerali, abbiamo le vitamine, abbiamo le fibre. Inoltre i carboidrati complessi vengono gestiti dal nostro organismo in una maniera completamente diversa dallo zucchero. Lo zucchero viene metabolizzato all'istante, causa dei picchi glicemici nel sangue che vengono seguiti da dei picchi di insulina. Questi picchi di insulina, l'insulina è l'ormone che serve per regolare lo zucchero nel sangue, e causano poi una successiva ipoglicemia reattiva che provoca un senso di fame e una voglia di mangiare altri zuccheri, e si crea un circolo vizioso dal quale in alcuni casi è difficile uscirne. Infatti lo zucchero può creare una vera e propria dipendenza, quindi attenzione. Altra cosa che fa lo zucchero è creare infiammazione. Infatti lo zucchero è un nutriente pro-infiammatorio. Quindi se ne mangiamo troppo, il nostro organismo è costantemente infiammato. Quindi ovviamente l'infiammazione non è un qualcosa di positivo in linea di massima, ma lì si apre un altro mondo e non è questo il momento in cui parlarne, ma in ogni caso è un qualcosa appunto di negativo che andrebbe evitato. Quindi per concludere, lo zucchero andrebbe completamente evitato? Diciamo che nel mondo ideale sì. Però viviamo nel mondo reale, quindi ecco che piccole quantità di zucchero durante la giornata non rappresentano un problema, soprattutto se inserite in un contesto di alimentazione sana, corretta e bilanciata. Quindi mangiare un pochino di zucchero
non crea problemi, mangiarne un po' troppo invece sì. E per un po' troppo si intende oltre i 40 grammi al giorno. Quindi mi raccomando, cercate di ridurre l'apporto di zuccheri durante la giornata in favore di carboidrati complessi come appunto i cereali integrali e i legumi. Bene, per il momento io mi fermo qui, vi invito come sempre a farmi le vostre domande giù nei commenti, iscrivetevi al mio canale e condividete il video se pensate che possa essere utile anche per altri. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, sempre carichi e motivati.